scatto di orgoglio. E guardate, parlano anche dello Jussoli, che noi parliamo di difesa dell'identità del territorio, e lo Jussoli era tutt'altro, era la negazione del diritto del cittadino italiano. Non è possibile, io non sono razzista e noi non siamo razzisti. L'Italia è un popolo accogliente, solidale, perché qualche anno fa, con l'avvento della popolazione romena in questa nazione, noi siamo stati accoglienti e i romeni che sono venuti qui e che avevano intenzioni positive di integrarsi hanno sposato italiane e italiani, hanno fatto figli che hanno convissuto con noi le nostre città, sono diventati amici dei nostri figli, hanno giocato con i nostri figli e addirittura alcuni sono stati ospitati addirittura nelle nostre case, ma era un periodo storico diverso, era un periodo economico diverso, avevamo un paese diverso. Oggi tutto questo non è più possibile, perché se non riusciamo a dare prima agli italiani le cose normali, e non è uno slogan elettorale e non è razzismo, è buonsenso. Se io sono un padre di due bambini e non riesco a dare il cibo ai miei figli, non posso ospitare altri quattro bambini perché non mangiano in sei e faccio male a sei persone. E allora, se tutto questo che noi diciamo da anni, e non lo diciamo oggi o ieri che eravamo in campagna elettorale, se tutto questo suscita clamore e scalpore perché diciamo le cose normali, viva Dio che ancora c'è gente come Matteo Salvini, come noi tutti, che ancora dice le cose normali. Adesso però dalle dire le cose normali passiamo a fare le cose normali, lo vogliamo fare con voi ogni giorno sui territori, con la consapevolezza e la certezza di avere accanto a noi un popolo in cammino. Quando un popolo è in cammino non lo ferma nessuno, guardate, e l'abbiamo visto in questa campagna elettorale. Quindi i media che dicono mai leghisti nel Lazio, piuttosto che in Puglia, piuttosto che in Calabria, diciamo è un popolo in cammino, che è quello della Lega, che si rivede in Matteo Salvini, ma che è un popolo italiano che in questo momento vede in Matteo Salvini una speranza, vede in Matteo Salvini una certezza, vede in Matteo Salvini un lumicino per il futuro. E allora la grande risposta che noi daremo a tutti e soprattutto a chi ci ha dato la fiducia è quella che da venerdì mattina, che avremo la prima seduta di questa nuova legislatura, voi potrete essere certi di tre cose: A, che non siamo fenomeni; B, che ci impegniamo; e C, che porteremo la vostra voce in Parlamento senza insuci, e che tutto quello che noi faremo quotidianamente lo faremo confrontandoci con i territori, portando la voce del territorio. E questo non è assolutamente possibile che si fallisce il progetto con i cittadini, perché se facciamo queste tre cose normali, noi abbiamo già garantito ai cittadini che saremo protagonisti insieme e che insieme possiamo cambiare dalle piccole cose, ridando dignità agli italiani, ridando rispetto ai territori, ridando dignità e forza a quelle forze dell'ordine che per troppi lunghi anni sono stati indifesi dallo stesso Stato che loro vanno a difendere, anzi che vanno a rappresentare. E i fatti di Macerata ne sono la testimonianza vera, che io Stato mando lo Stato in piazza a tutelare i cittadini dello Stato italiano, e quattro sciacalli che si permettono di prendere a sputi, calci e pugni lo Stato che fa, non condanna queste persone, li lascia liberi per strada. Io Stato li metto nelle patrie galere e li faccio scontare la pena, perché tu hai attaccato lo Stato, attaccando quel militare, quel carabiniere che per 1000 e pochi euro al mese sta lì a difendere il territorio e a difendere la sicurezza dei propri concittadini. Allora, questo Stato noi non lo vogliamo, vogliamo uno Stato normale, e vi garantiamo che lo faremo perché abbiamo testa, cuore, gambe e idee, e sappiamo bene da dove partiamo e dove vogliamo arrivare. Tutto questo lo faremo con voi. Io vorrei essere qui e parlare per altre 3 ore, ma non è possibile, però ci rivedremo, ritornerò su questo territorio quando e come felice e tutti voi lo ritenete opportuno, perché è così che la Lega fa. Questa è la Lega è l'espressione e la volontà forte del territorio. Quindi nel ringraziarvi vi dico grazie, perché la vostra energia, la vostra forza è sicuramente un bagaglio importante che noi porteremo all'interno delle istituzioni, dove diremo bene patti ieri, amicizia lunga.
Questi siamo noi e questo vogliamo fare. Grazie.